Classico Collection 2012, siamo con Johnny Brunetti. Che significa essere qui e far parte del consorzio Piante Classiche? Beh, credo che per un'azienda come noi, che tiene molto alla tipicità e alla caratterizzazione del territorio, ovviamente fa parte del Chianti Classico, sia del consorzio Chianti Classico, sia l'elemento base. Per chi mi conosce sa che non si può, a mio avviso, prescindere dalla qualità se non la leghiamo a un territorio, se non la leghiamo a una tipologia, e essere nel consorzio Chianti Classico vuol dire questo, vuol dire dare al consumatore una garanzia di tipicità, di qualità e di tipicità, e quindi è obbligatorio esserci. Essere all'anteprima è un momento per presentare i nostri prodotti. Nella fattispecie presentiamo gli oli della produzione dell'ultima campagna, quindi 2011-2012, e li presentiamo con tutte le loro caratteristiche. E quindi l'anteprima è il momento sicuramente di incontro con tutto il grande pubblico per iniziare poi la stagione commerciale. Siamo qui con Lorenzo, azienda agricola Montefioralle. Qual è il messaggio che viene fuori da questi 3 giorni di anteprima? Messaggio un po' contrastante per certi versi. C'è stato un grande ritorno alla tradizione, a ovaggi tradizionali del Chianti, quindi Colorino e Canaiolo come complementari prendono il posto del Merlot, del Cabernet, che fino a qualche anno fa un po' faceva la parte del gigante. La cosa che un po' mi fa sorridere, no? Chi da sempre come noi in realtà utilizza vitigni autoctoni come complementari, è le altre aziende dove vanno poi a mettere tutto quel vino che appunto gli deriva dai nuovi impianti di Merlot e Cabernet. Quindi Merlot e Cabernet fatti fuori solo sulla carta o realmente anche nelle bottiglie? Questo poi saranno gli esperti giornalisti a risponderci. Grazie.